Oggi in Kenya si vota per eleggere i rappresentanti delle due Camere del Parlamento e quelli dei governi locali, ma soprattutto il Presidente. Verrà riconfermato Uhuru Kenyatta o la spunterà il rivale di sempre Raila Odinga? 10 anni fa Odinga aveva perso, accusando però di brogli Kenyatta, figlio del celebre Jomo, il leader dell'indipendenza dal dominio britannico, ma anche Odinga è figlio di una dinastia di politici. Ci furono scontri e violenze con più di 1000 morti. Per questo il voto di oggi è accompagnato da preoccupazioni e un notevole dispiegamento di forze di polizia. Eppure negli ultimi anni il Kenya sta correndo non solo nelle piste e sulle strade, dove vanta gli atleti più forti al mondo. L'economia è una delle migliori del continente africano, mentre la popolazione è raddoppiata nel giro di pochi anni. Dei quasi 20 milioni di elettori, metà hanno meno di 35 anni. Ma la divisione su base identitaria, più di 40 gruppi etnici e il tribalismo sono ancora forti. I risultati del voto nel giro di una settimana, con la possibilità di un ballottaggio.